tempo che inizialmente era stato concesso il gol alla Juve dell'1-0 e poi... Sì, tra l'altro proprio da quella parte, alla parte di Cariolato, noi abbiamo con la nostra telecamera esclusiva possiamo ricostruire ancora meglio quello che è accaduto, perché poi c'è il mistero di tutto quello che è accaduto successivamente, perché al momento del gol, come possiamo vedere proprio dalla nostra telecamera esclusiva, Cariolato tiene la bandierina bassa, quindi non segnala il fuorigioco e indica il centrocampo, quindi per l'assistente numero uno di Rizzoli il gol è regolare. Poi arrivano le proteste dei giocatori del Milan che vanno verso l'assistente. A quel punto si avvicina Rizzoli e inizia a fare una serie di domande, ovviamente questo non sono riuscito a sentire quali fossero, proprio a Cariolato e via radio a Massa, che era l'assistente di porta. Evidentemente hanno provato a ricostruire mentalmente quello che è accaduto e dopo tutta questa serie di dialoghi a tre, Rizzoli ha deciso di annullare il gol. Però come abbiamo visto la nostra telecamera esclusiva, Cariolato al momento non aveva segnalato assolutamente nulla. Questa è la reazione anche della dirigenza juventina, c'è un'immagine poi di Galliani che esulta, come poi esulterà anche dopo la parata di Donnarumma. Quello che vi chiedo è, ricostruiamo tutto quanto partendo dall'episodio, sull'episodio c'è poco da dire, no Massimo Ambrosini? No, c'è il fuorigioco Berantià, quello che però va a incidere su Donnarumma, e Bonucci che invece parte da posizione assolutamente regolare.